Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog, vlog, vlag, snag. Non badate ai capelli, hanno vita propria. Che bello dopo tantissimo tempo, tantissimi anni, tantissimi mesi fare un altro vlog, vlog, vlag, snag. Dà un senso di nulla. Comunque sì ragazzi, per darvi questa notizia voglio un po' di suspense. Dunque, facciamo prima un piano cinematografico. Per prima cosa mettiamo le bande nere sopra e sotto. Andiamo? Vai! Ti sembra normale? Cioè, queste sono bande nere? Questo è uno schermo nero. Un po' di meno. Sì, così. Solo gli occhi. Benissimo. Tutta la gente mi guarda. Gli occhi soltanto. Che cazzo è? Oh, ecco. E già qua fa un effetto cinematografico. Aggiungiamoci il colore cinematografico. Insomma, quello che è. Vai! Sì, ok, così? Così? Cioè, nel senso, vogliamo fare vomitare quelli che mi guardano? Vogliamo fare diventare pazza la gente che mi guarda? Tutta gente che vomita, tutta gente che attacca di panico, gli viene... Dai! Di meno, un colore cinematografico, un colore normale, cinematografico. Ecco, oh, va bene. E cosa cavolo manca adesso? Ah sì, la musica in sottofondo. Mettimi una musica tipo azione, tipo... Vai! Mettimi qualcosa un po' più potente, un po' più che faccia cazzuto il video, no? Oh, adesso ci siamo. Bene ragazzi, vi sto per dare una notizia molto ma molto ma molto ma molto ma molto importante. Sono diventato partner del secondo canale. Adesso se vuoi puoi togliermi tutta sta merdata qua, perché consuma un casino di megabyte inutilmente, poi per renderizzare ci impiego degli anni. Togli, grazie. Bene. Comunque sì ragazzi, sono diventato partner del secondo canale sempre tramite Machinima, e sono veramente molto felice. E cosa farò? Se voi andate sul mio canale, sul mio secondo canale, anzi iscrivetevi se non avete già fatto, trovate soltanto un video, tutti gli altri video vecchi li ho cancellati. Il video nuovo che ho fatto, che verrà pubblicato nel momento in cui verrà pubblicato questo video qua, è una presentazione del secondo canale. Dunque tutte le novità che ci saranno sul secondo canale li dico in quel video là. Dunque se volete seguire anche il secondo canale, che adesso diventerà sempre più cazzuto e sempre più figo, andate a vedere il video appunto di presentazione nel secondo canale. Dopo questo update del secondo canale, veniamo subito all'angolo delle news questa volta. E in questo vlog non parlerò di giochi, accessori eccetera eccetera, ma parlerò di console. Eh già ragazzi, perché non so se avete letto in giro per internet, nelle news, dei vari siti eccetera eccetera, ci sono praticamente rumors che accennano ad una futura Xbox 720. Spero che non si chiamerà così, perché va veramente cagare. Anche perché dopo l'Xbox 720 cosa faranno? L'Xbox 1440? No. Comunque sia, sono saltate fuori tantissime notizie a riguardo e vi elencherò un po' i particolari di quello che potrebbe essere la nuova Xbox eccetera eccetera. Dunque non prendetele come news vere, ma come rumors, nel senso come rumori di fondo che la gente fa durante le news. La produzione di questa nuova console, cioè Xbox 720, inizierà circa verso la fine del 2012, da quello che dicono. Il processore deriverà dalla serie 6000, più precisamente dalla Radeon, quello che è 6770, anche perché offrirà il supporto DirectX 11, bellissimo. Uscita multi-display, non so cosa cavolo significa, forse puoi collegarla a 500 televisioni in casa, spendi circa 1000 euro per comprarti 30 televisori al plasma, LCD, LED, 3D, eccetera eccetera, le colleghi tutte a uno e fai un gigantesco schermo panoramico cinematografico. In più supporterà il 3D stereoscopico, sì. È uscita video in 1080p. Uno adesso può domandarsi, cazzo, ma i 1080p li stiamo già usando sulle televisioni full HD, nel senso con l'HDMI collegata dalla 360 o dalla PlayStation 3 eccetera eccetera, la televisione in alta definizione, l'uscita è in 1080p. Non è detto ragazzi, perché pochissimi giochi in questa generazione supportano i 1080p, mi sembra intorno ai 3 giochi su 500 che sono usciti. Gli altri di solito sono nativi a 720p, perché non riescono, non so, a portare la definizione al massimo usando troppa roba dentro il gioco. Mentre nella nuova console, da quello che dicono, sarà proprio tutti quanti nativi a 1080p. Dunque non ci sarà più 720p, non ci sarà più sub HD come Battlefield 3, che non è neanche 720p ma è un qualcosa un po' di meno, dunque neanche una vera HD. E niente, speriamo veramente che questa features
uscirà anche su, cioè sarà veramente disponibile sulla nuova console. Una cosa che mi fa molto piacere, ma credo che non sia proprio del tutto reale, è che dicono che la nuova Xbox 720 sarà 6 volte più potente dell'Xbox 360. Onestamente mi sembra una grande cagata, nel senso che 6 volte più potente forse intendono l'intelligenza artificiale, contrasto dinamico e tutte quelle robe sotto la grafica, ma graficamente non credo che riescano ad arrivare a 6 volte la 360, anche perché è impossibile arrivarci. Cioè, un conto era quando c'era la PlayStation 1, che c'erano i quadratoni grandi così, che pian piano praticamente sono scomparsi. Però, già che è quasi la perfezione, arrivare a 6 volte di più mi sembra un tantino esagerato. Sempre rimanendo sulla potenza grafica, dicono che questa Xbox 720 sarà più performante del 20% rispetto alla Wii U, la nuova console di Nintendo. Neanche qua non posso dare le mie ragioni o le mie motivazioni, anche perché parlare di una console veramente che deve ancora uscire, tutte e due console devono ancora uscire, e metterla a confronto già adesso mi sembra un po' stupido. Io vi sto elencando soltanto le cose che forse vedremo sulla nuova 360. Sempre stando all'articolo, la nuova Xbox 720 avrà lettore Blu-ray. Dunque, ci sarà un cambio di rotta da Microsoft, dal dual disc, dual layer più che altro, non dual disc, che ha una capacità massima di 8.4 GB, si andrà al dual layer Blu-ray, che avrà una capacità massima di 50 GB. Dunque, una roba ampissima. Credo dunque che leggerà forse anche, no forse, sicuramente, anche i film Blu-ray, e questo darà sicuramente a Microsoft, spero che accetterà sta roba qua, una enorme strada aperta, nel senso che tutta la gente amante di film eccetera eccetera si prenderà i Blu-ray, dunque potrà utilizzarli sia su PlayStation 3 o su PlayStation 4 che su Xbox 720. Dunque questo secondo me è un'ottima cosa, anche perché ricordiamoci che la PlayStation 3, avendo il Blu-ray, può contenere molte più informazioni, non a livello grafico, ma proprio a livello di DLC, di aggiunte di gioco, di filmati in HD. Un caso potrebbe essere Final Fantasy 13, che sulla 360 aveva i filmati non in HD, cioè in HD ma sub HD se non sbaglio, mentre nella PlayStation 3, avendo il Blu-ray, li aveva nativamente a 720 o a 1080p, dunque si vedeva molto la differenza. E dunque questa cosa qua porterà un vantaggio anche a Microsoft nel campo di video eccetera eccetera. Una cosa che mi sta veramente molto sui coglioni, ragazzi, sentendo la nuova notizia, leggendo il nuovo articolo, è che probabilmente le nuove console, non solo la 720, non solo l'Xbox, non solo la Wii, avranno un chip, tipo una roba del genere, che controllerà l'usato, dunque non si potrà più giocare all'usato, ai giochi usati. Questo secondo me non credo che sia vero, nel senso che anche se lo fanno, tantissima gente si riuscirà sicuramente a manomettere questo chip a giocare lo stesso, anche perché mi sembra una cagata, visto che tantissime persone non possono permettersi giochi nuovi, e più che altro, come faccio io certe volte, me li compro usati, mettiamo con 70 euro ne riesco a prendere 3 invece che uno. Dunque secondo me rovinerà un po', se questa notizia è vera, il mondo videoludico. Tante persone sicuramente venderanno la console, o comunque non potranno comprare giochi nuovi, visto anche il prezzo elevatissimo, secondo me, che costerà l'Xbox 720, appunto la PlayStation 4 o la Wii U. Dunque rovineranno sicuramente il panorama videoludico. Una cosa che fa molto piacere, almeno per chi non ha il Kinect, la nuova Xbox 720, forse, sempre stando ai rumor, ragazzi, non sono notizie ufficiali, conterrà dentro la confezione anche il Kinect. Non si sa ancora se è incluso nella confezione proprio dentro la console, ma dentro la console mi sembra una grande cagata, perché se uno la mette dentro un mobile non può vedersi. Dunque credo che comunque come bundle sicuramente venderanno la 720 con il Kinect già incluso, il Kinect 2 stiamo parlando, non l'1, il 2. Dunque mi chiedo, la povera gente che si è comprata il Kinect 1 sapendo che tra 2 anni uscirà il Kinect 2 ha speso soldi inutili. E una cosa che farà felici tutti quanti gli amanti di Xbox è che forse il controller sarà più piccolo, dunque sarà più compatto, più maneggevole, e sicuramente non peserà 5-6 kg come pesa adesso. Ma adesso spostiamoci subito alla PS Vita, nel senso che volevo fare questa rubrica, diciamo, dentro questo vlog. Tra poco esce, mancano veramente pochi giorni. Come ho fatto vedere nell'anteprima video, ci sono 2 modelli, cioè una solo Wi-Fi da 249 euro e una Wi-Fi più 3G da 299 euro. Praticamente i modelli sono simili, nel senso che quello 3G ovviamente pesa un po' di più. Dunque nella confezione italiana ci sarà, oltre alla console, anche una scheda Vodafone, mi sembra con 10 o 5 euro dentro, e il gioco Vipout 2048 da scaricare. Comunque sì, adesso non sto a dirvi quale è meglio, quella solo Wi-Fi o quella 3G Wi-Fi eccetera eccetera, anche perché sono 50 euro di differenza, e già partendo da un prezzo elevatissimo che costa appunto la PS Vita, 50 euro in più fanno sempre la differenza, anche perché con 50 euro uno può prendersi un altro gioco. Ma diamo un po' di informazioni di questa PS Vita, che magari tanti di voi non lo sanno. Comunque sì, partiamo subito, che ha uno schermo da 5 pollici OLED, dunque con ottima qualità di immagine e di colori, a 16 milioni di colori appunto. Ha una fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore, dunque 2 fotocamere praticamente, che sicuramente saranno dopo passate a videocamere come è successo con il 3DS, da 1.3 megapixel.
Io ho letto tanti articoli rispetto alla qualità di queste fotocamere, che è veramente pessima. Ovviamente anche contando che c'è uno schermo da 5 pollici, la qualità veramente è una roba orribile. Si userà le fotocamere soltanto, o videocamere soltanto per i giochi, dunque è anche passabile, e non credo che la gente si metta a fare foto con la PS Vita. Cioè, sicuramente voi avete un cellulare che va meglio, con magari 5 megapixel, 8 megapixel, 12 megapixel, o come me avete una compatta o una reflex da 18 megapixel, eccetera, eccetera, che comunque la qualità è 1000 volte maggiore. Avrà l'accelerometro, cioè quello che giri e l'immagine si gira, il giroscopio, che non so cosa significa, e la bussola, dunque praticamente come l'iPhone. Avrà il GPS integrato, ovviamente la versione Wi-Fi userà il GPS soltanto quando siete connessi tramite Wi-Fi, mentre la Wi-Fi più 3G, cioè quella che costa di più praticamente, avrà il GPS usabile ovunque, nel senso che si connetterà alla rete 3G, comunque sia tramite il GPS, e dunque è come un navigatore satellitare, dunque potrete usarlo ovunque siete. Ovviamente disporrà di Bluetooth, come credo tutte le console portatili in circolazione, e in più si potrà connettere a tantissimi social, usabili sia con solo Wi-Fi che con 3G e Wi-Fi. Ovviamente i social sono Facebook, Twitter, Skype, Flirk, come cavolo si chiama, eccetera eccetera. Più si andrà avanti, più aggiungeranno anche applicazioni come magari Google+, altri YouTube, altri social network direttamente come applicazione, non tramite browser. La cosa bella di questa PS Vita è che disporrà di trofei, dunque trofei sempre sincronizzati con la PlayStation 3, dunque nella PS Vita potrete vedere anche i trofei sbloccati sulla PlayStation 3, e ogni gioco della PS Vita, scusatemi se mi ripeto in continuazione, avrà i suoi trofei, e dunque praticamente uguale alla PlayStation 3. Poi avrà anche il Remote Play, tramite la vostra PlayStation Vita potrete giocare ai titoli PlayStation 1, PSP, eccetera eccetera, direttamente dalla PlayStation 3 senza scaricarli sulla PS Vita. Un'altra cosa bella del Remote Play è che tantissimi hacker l'hanno già distrutto, nel senso che hanno hackerato il sistema e possono giocare dalla PS Vita direttamente con i titoli della PlayStation 3. E se voi guardate su YouTube, scrivete PS Vita Remote Play PlayStation 3, vedrete tantissime persone che giocano a Battlefield 3 o a Modern Warfare 3 direttamente dalla PS Vita. Questa è stata già una features annunciata da Sony, solo che Sony non l'ha più messa online, non l'ha più messa tramite aggiornamento, e gli hacker l'hanno fatto, dunque devo dire che incominciamo molto bene. Ma veniamo all'angolo sponsorizzazioni. Oggi sponsorizzerò 4 canali. Il primo è Games Italy, è un ragazzo che fa recensioni, blog, eccetera eccetera, sul mondo dei videogiochi. Trovate anche delle serie molto carine. Ultimamente ha praticamente cancellato un po' tutti i suoi video perché sta partendo con un nuovo canale, cioè sempre sul suo canale ma con una nuova stagione. Dunque troverete veramente molti titoli interessanti, veramente bravo come parla, eccetera eccetera. Dunque iscrivetevi al suo canale e ditemi manda Jim. Il secondo è il mio caro amico Point Back, questo ragazzo che fa commentary su giochi multiplayer più che altro, molto bravo in quello che dice, molto bravo in quello che fa, anche perché è veramente bravo a giocare. E dunque se volete guardare gameplay fatti bene, iscrivetevi al suo canale e dite che gli manda Jim, perché merita veramente tanto, ragazzi. I terzi sono i miei cari amici The Disparate Player, a cui ho venduto l'HDPVR visto che mi abitano vicino. Stanno facendo i gameplay di Uncharted eccetera eccetera, fanno diciamo cortometraggi, se si può dire così, simpaticissimi. Prendono per il culo Resident Evil anche se lo amano alla follia, prendono per il culo Final Fantasy anche se lo amano alla follia, praticamente sono veramente comici, ragazzi. E se volete divertirvi ma sul serio, iscrivetevi al suo canale e dite che gli manda Jim, perché meritano veramente tanto. Lo so che continuo a ripetere, ma i canali che sponsorizzo io meritano veramente, non è che li sponsorizzo così alla cazzo. Il quarto e ultimo canale è del mio amico Skyline The Best 89. È un ragazzo è un ragazzo che fa vlog, unboxing, recensioni, consigli per gli acquisti, diciamo che anche lui fa un po' di consigli per gli acquisti, e veramente merita. È simpaticissimo, ragazzi, è bravo in quello che fa. E non sto tanto a parlare, perché veramente tutti i canali che sponsorizzo, come ho detto prima, valgono la pena. Dunque, iscrivetevi anche al suo canale, dite che gli manda Jim. Bene ragazzi, spero che questo vlog sia stato di vostro gradimento. E alla prossima!